Quanto è che ci ha messo a scrivere il libro in totale? Neuf mois, comme pour un bébé. 9 mesi, come per un bambino. Quindi ha partorito proprio un'idea che la tua coscienza attesa. Qual è stata, com'è stata la sua esperienza militare? Cioè, è stata traumatica oppure l'ha vissuta con senza farne troppo, diciamo, senza esserne troppo partecipe, o se ne è rimasta indifferente, o se ha avuto riscontro nella sua vita privata dopo? Ho vissuto un periodo di servizio militare, sia dell'indifferenza, sia del riscontro après dans ta vie. C'est une période importante de ma vie, avec des moments intéressants et des moments difficiles. Ce qui est intéressant à l'armée, c'est qu'on a 18 ans et pour la première fois, on a l'impression d'être pris au sérieux, d'être comme des adultes. È stato un periodo importante nella sua vita, con dei momenti molto interessanti, degli altri momenti molto difficili, e però la cosa che l'ha colpita è che comunque si hanno 18 anni quando si inizia il servizio militare, che poi dura 2 anni, e del momento in cui per la prima volta ti rendi conto che ti sembra che qualcuno ti consideri in modo serio. Et la chose moins intéressante et plus difficile, c'est que à l'armée, on est privé de liberté, et ça, c'était très difficile pour moi. La cosa più difficile è che non si ha libertà quando si è nell'esercito, e questa è stata per lei la cosa più difficile. Et c'est là-bas que j'ai compris que pour vivre, j'avais besoin d'avoir toujours avec moi un livre à lire, un carnet pour écrire et de la musique à écouter, et que là je pouvais survivre. Ed è stato lì che lei ha capito che per vivere le servono un libro da leggere, un quaderno su cui scrivere, della musica da ascoltare. Allora con queste tre cose lei può sopravvivere. Un'altra domanda che volevo chiedere era se sarà possibile, secondo lei, una prossima riconciliazione fra gli stati Israele e Palestina, o sarà molto lunga da lavorarsi? Se non è possibile, o sarà una cosa che ha bisogno di molto tempo ancora? Je pense au contraire qu'il faut aller vite, parce que plus le temps passe, plus c'est difficile. Bisogna andare velocemente, perché più passa tempo, più la cosa è difficile. Il y a des solutions, il faut que les deux parties les acceptent. Ci sono delle soluzioni, ma bisogna che entrambe le parti le accettino. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les extrémistes des deux côtés comprennent qu'il ne peut pas y avoir un seul État, mais que deux États, c'est la seule solution possible. Bisogna comunque che gli estremisti delle due parti comprendano che non è possibile un solo Stato, ma è necessario che ci siano due Stati. Progetti in cantiere? J'en ai beaucoup. J'ai un roman qui sort, qui va paraître en janvier en France pour adultes, et je continue à écrire pour la jeunesse, je continue à écrire des scénarios, il y a le film qui va se tourner. C'è un libro per adulti in uscita a gennaio in Francia, lei sta continuando a scrivere per ragazzi, e poi c'è il film che sarà tratto da questo libro e che dovrà essere girato. Volevo chiederle qual era il suo libro preferito. Che ha scritto, tra quelli che ha scritto o tra quelli che ha letto? Entre celui che tu hai letto. C'est très difficile de choisir un livre. Le livre qui m'a le plus marqué depuis toute petite, c'est Les Misérables de Victor Hugo. Il libro che l'ha più segnata fin da quando era piccola è I Miserabili di Victor Hugo.
Mais je peux au moins citer 100 livres importants dans ma vie. Pensa che potrebbe citare almeno 100 libri importanti nella sua vita. Si j'avais un livre à conseiller ou quelques livres à conseiller aux jeunes, j'ai lu à votre âge le journal d'Anne Frank et aussi après La Trappe-cœur de Salinger. Voilà. Ce sont deux livres importants et aussi les livres de Romain Gary. Se dovesse consigliare dei libri, alla vostra età lei ha letto Il diario di Anna Frank e tra i libri che consiglierebbe c'è Il giovane Holden di Salinger e poi i libri di Romain Gary. Una domanda un po' personale, lei ha detto che oggi vive a Parigi e volevo chiederle che mestiere fa cioè oltre al mestiere di scrittrice fa qualche altro lavoro? Tu hai creso il nome? J'écris tout le temps, c'est déjà beaucoup. J'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai été journaliste, j'ai travaillé dans l'édition et j'ai été aussi professeur. Aujourd'hui, je vis en écrivant pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes. J'écris des scénarios, j'écris des chansons et ça fait beaucoup d'écriture. Ha fatto parecchie cose, è stata giornalista, ha lavorato nel mondo dell'editoria, è stata professoressa e adesso scrive per ragazzi, scrive per adulti, per adolescenti, scrive parti per il cinema e scrive anche canzoni. E je suis aussi traductrice d'ebreu. E traduce anche dall'ebraico. Meraviglioso. Bene, allora io consiglio vivamente il libro Una bottiglia nel mare di Gaza di Valérie Zenatti e con questo ringrazio vivamente di aver partecipato e di essere venuta qui. Grazie mille. Grazie a voi, bravo.